Salve, in questo video vi spiegherò come montare il nostro kit di deflettori per F750 e 850 GS. Il kit che vi arriverà a casa è composto da i due deflettori, le due staffe destra e sinistra in acciaio, e due fascette, quattro gommini ad espansione, quattro rondelle in inox, quattro viti in inox da 5 x 16 mm e otto spessori in plastica con centraggio per i deflettori. Per il montaggio occorrono tre semplici attrezzi, un cacciavite Torx T25, un cacciavite a taglio di medie dimensioni e un paio di forbici. La prima cosa da fare è smontare il cupolino con la Torx da 25. Smontato il cupolino dovrete togliere i due rivetti di plastica che tengono la copertura centrale. Usando il cacciavite dovrete fare leva sotto la testa del rivetto, in questa maniera. Usando il cacciavite Torx dovrete andare a togliere due viti dei deflettori laterali in questa maniera. Avrete bisogno di un cacciavite non tanto lungo, altrimenti non ci passate proprio. Smontate le due viti interne dei deflettori, rimangono altri tre punti di ancoraggio. Vite Torx sotto la freccia. Un'altra vite Torx qui all'interno della plastica. Ok. Con il cacciavite taglio dovremo andare a togliere l'ultimo punto di ancoraggio, che è un rivetto come visto precedentemente, quindi facciamo leva sotto la testa, in questa maniera. Ok, io lo tengo in questa maniera perché all'interno c'è una plastica che potrebbe cadervi. Troverete il filo della freccia in tiro e è tenuto da una fascetta che bisogna andare a tagliare con le forbici. In questo modo la plastica potrà venire più esterna. Ora possiamo montare la staffa dei deflettori. La prima cosa da fare è spostare il filo della freccia verso il davanti della moto. Infiliamo la staffa passando sotto il filo della presa di corrente, in questa maniera. I punti di ancoraggio sono due, questo e questo, che sono gli stessi della plastica originale. Possiamo rimontare la plastica in questa maniera, riavvitare le due viti in questo modo, non le dobbiamo stringere, la plastica si deve muovere. La plastica si deve muovere perché dobbiamo andare a rimontare anche questa copertura. Ok, in questa maniera. Rimontiamo l'ultima vite. Questa la possiamo stringere. State sempre attenti che il filo non sia schiacciato, il filo della freccia non sia schiacciato tra la plastica e la staffa. In questo caso è libero. Potete stringere questa vite. E l'ultima. Possiamo rimontare il rivetto di plastica dietro la strumentazione. Arrivato a questo punto,
abbiamo la staffa montata sulla moto. Ora possiamo montare i due gommini di espansione sulla nostra staffa in questa maniera. Uno e due. Ora possiamo procedere al montaggio del deflettore, ma prima prepariamo la viteria sul tavolo. Vite in inox, rondella di plastica col centraggio. I due centraggi si devono guardare uno con l'altro, quindi quella sopra andrà dentro il deflettore e quella sotto uguale. Sotto creerà un piano di appoggio praticamente. Facciamo anche questa. Ok. Tenendo duro i due spessori, andiamo a montarlo sulla moto. Infiliamo le viti nei gommini, sempre facendo attenzione di non far cadere gli spessori. Prendiamo il cacciavite Torx e tenendo spinto il gommino sotto, facciamo prendere la vite. La vite vi risulterà corta per un semplice motivo che fra poco vi farò vedere. Il motivo delle viti corte è solamente questo, che con viti serrate e deflettore montato alla moto, le viti non sbordano dal gommino, se no a livello estetico non sarebbe stato tanto bello. Nel frattempo ho rimontato totalmente la moto, ho montato il deflettore destro, rimontato le plastiche e il cupolino. Vi rimane solamente da sistemare i fili sotto delle frecce con la fascetta in stazione, come era in origine. Il risultato finale sarà questo. Con il nostro kit di deflettori sicuramente avrete una maggior protezione sia su braccia che sui fianchi. Grazie.